c'è un grande entusiasmo sugli spalti al momento dell'ingresso in campo delle due squadre. Tutti i giocatori sono concentrati, attenti, con il sottofondo un inno che evoca ricordi importanti e che ci ha regalato alcune delle più forti emozioni di questo sport. Con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Dunque, calcio d'inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Roberto Carlos, una leggenda. Sono certo che anche oggi le sue sgroppate a tutta velocità sulla fascia ci lasceranno a bocca aperta. Non dimentichiamo le sue punizioni. Se capita l'occasione giusta può davvero far male con quel sinistro. Ronaldo! Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Questi per loro sono segnali... Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Prova la giocata nello spazio. Zidane prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Manaman vuole la profondità. Ronaldo la gioca a sinistra. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Emerson. Ora Del Piero. Sta studiando qual è la migliore opzione. Tocco morbido. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Ibrahimovic, giocatore colto in posizione irregolare. Provano a ripartire da dietro. Beckham. È davvero una bella serie di passaggi questa. Da lì può segnare. Conclusione. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Sceglie di battere corto. C'è la palla lunga in avanti. Prova la giocata. Ronaldo! Beckham decide di battere corto. Può tentare la conclusione. Grande occasione ma palo. E ancora! Si sblocca il risultato! E segnano il primo gol dell'incontro. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol.
È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. E il risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Prova a verticalizzare. Owen. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Lancio lungo del portiere. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Figo. Prova il filtrante. Cerca lo spunto. Nedved la gioca in profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Ottima la pressione difensiva. Nedved cerca un compagno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Figo. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. McManaman ha già lasciato il segno oggi. Opportunità di ripartire. Durham fa avanzare l'azione sulla fascia. La butta dentro. Libera tempestivamente. Cerca l'uomo là davanti. Figo. Samuel. Zidane. Figo. Beckham. Ecco il lancio alto sulla fascia. Cerca il passaggio profondo. Grande occasione. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Si libera della palla ed evita complicazioni. Durham. Del Piero. Beckham. Figo. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Cerca spazio. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. La difesa qui era alta, per questo l'ha messo in fuori gioco. Roberto Carlos. E trova il compagno sulla destra. Cerca un compagno. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ronaldo. Non c'era spazio. Owen raccoglie un passaggio dalle retrovie. Durham scodella in avanti. Nedved prova a prolungare. Prova la verticalizzazione. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Nedved. C'è il retropassaggio. Grande movimento nello spazio. Occhio al tiro. Palo.
Zidane. Figo. Zidane. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Da lì può segnare. È libero di creare pericolo. McManaman ci prova con una palla bassa. Del Piero. Vuole la profondità. Non può sbagliare. Ed ecco il cross. Salta e colpisce di testa. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Samuel. Emerson. Cerca la fondo sulla sinistra. La mette al centro. Messo fuori dalla difesa. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non possono fare altro che continuare a insistere. Assolutamente. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Possibilità di Ronaldo. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Emerson. Cerca la fondo, palla al piede. Occhio, può andare. Prova la giocata nello spazio. È posizione irregolare però. Fantastico pallone filtrante di prima intenzione che aveva colto tutti alla sprovvista. Peccato che il destinatario fosse in fuorigioco. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Manca poco, ormai alla fine, stanno cercando di recuperare. Differenza minima quella che li divide, ma comunque c'è. La difesa è invalicabile oggi. Si libera la grande. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Prova ad andare via con eleganza. Prova il filtrante. Occhio al tiro. Biffa l'estremo difensore. Il pareggio era nell'aria. Ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Si ricomincia da una situazione di parità. La domanda è: ora riusciranno a tenere alti ritmi e provare a vincere? Samuel. Roberto Carlos. Ottimo il fraseggio. La mette sulla sinistra. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Palla tagliata bassa. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Ora Nedved cerca spazio. Riceve il passaggio. Pronto al tiro. Grande gol di Paolo Nedved. E adesso possono tornare a controllare il match. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Nedved sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Mai darli per spacciati. Sono di nuovo in vantaggio, ora devono cercare di resistere. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare.
Buona la sua progressione palla a piede. Bell'intervento, e l'arbitro dice che non è fallo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Sulla fascia, in profondità. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Cercano un'azione veloce. Se ne va. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Brutto l'intervento. Adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Voglio proprio vedere che soluzione adotteranno. Questa è proprio la sua posizione. Da qui può fare male. Del Piero. Un gol incredibile, pazzesco, straordinario. Ma come ha fatto? Davvero un gol bellissimo questo. Bellissimo. Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Una traiettoria strepitosa. Che giocata. Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Del Piero ha realizzato due gol in questa competizione. E a questo punto finisce così, non c'è più tempo. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. Che partita ti è sembrata, Luca? Vincere la prima partita è fondamentale per avere...